Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. TAV, governo inefficiente. Solo la Lega contrasta la violenza. È in atto una costante azione di violenza contro i lavori per la linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione. La Lega Nord condanna i disordini e si schiera al fianco delle aziende colpite dai boicottaggi dei soliti noti violenti. Noi dobbiamo essere concreti però sull'inefficienza totale di questo governo che è andato in Val di Susa a promettere, a millantar credito, dicendo che si sarebbe fatto in poche ore quasi da ministri a sottosegretari a viceministri che hanno fatto dichiarazioni delle più insensate alle volte e poi non si sono tramutate in effettive situazioni. Noi rivendichiamo la paternità e la bontà del provvedimento per dare un aiuto sostanziale e sostanzioso alle aziende valsusine che sono state attaccate in modo illecito, in modo illegale, con atti dolosi che hanno danneggiato pesantemente i propri mezzi. Perciò noi chiediamo che ci sia l'Aula che, anche a discapito del parere negativo del Governo, che il Parlamento si esprima chiaramente su cosa dover fare anche per queste aziende danneggiate. È chiaro che i colleghi ci devono spiegare chi sono i delinquenti, da chi dobbiamo difenderci, se dai no-TAV oppure dall'esercito. Io credo che l'esercito abbia una sua funzione e la percezione di sicurezza che può dare l'esercito nell'azione proprio anche di pubblica sicurezza credo che sia necessaria a questo Paese. Quando l'esercito fa azioni meritevoli, diciamo così, è sempre ben accetto per quanto riguarda gli stranieri. Quando l'esercito viene impiegato per la sicurezza dei nostri cittadini, credo sia altrettanto meritevole e forse l'impiego dell'esercito debba essere necessario. Che la propria opinione si può insegnare senza picchiare, senza tirare pietre, senza tirare molotov, senza cercare di ammazzare la gente, senza bruciare attrezzature di altre persone e minacciare le famiglie e gli imprenditori che lavorano lì e che hanno preso gli appalti seguendo una procedura. Se voi dei 5 Stelle difendete anche coloro che fanno determinate cose, siete voi conniventi di queste persone, dei no-TAV violenti che fanno in modo che alla fine ci siano tutte queste serie di problemi. Se poi ci sono infiltrati della camorra, della mafia, della 'ndrangheta, c'è un signore che si chiama Giancarlo Caselli che sta lavorando per quello. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.